Allora, vediamo un esercizio su un filtro. Qui ci chiede progettare un filtro di Butterworth del terzo ordine con FH, cioè il limite superiore di banda, uguale a 2 kHz. Quindi qui vediamo di ricordarci quello che abbiamo visto dei filtri di Butterworth. In pratica, dove stanno poli e zeri? I zeri non ci sono, un passabasso, scusate, fatemi specificare, passabasso. Quindi ci sono soltanto tre poli. Quindi abbiamo questo, è il cerchio di raggio omega h, dove omega h è 2π greco per fh, e quindi il modulo dei poli è senz'altro omega h. E poi va bene, se il filtro è del terzo ordine, i fasori dei poli devono essere i poli, vi ricordate, no? Sono i poli sesti di 1, quindi in pratica 1 è qua, i tre poli che corrispondono alle radici seste di 1, per essere preciso, a parte la negativa, quindi sono questi tre, sono a 60 gradi di angolo, gli altri tre sarebbero di qua, ma ovviamente sono a parte la positiva, quindi i tre poli sono questi. Quindi 1 è con fase pi greco, e gli altri due hanno fase più o meno 120 gradi. Quindi la funzione di trasferimento come si scriverà? Vediamo un po' di scriverla. H di S sarà di questo tipo. Ho il termine di primo grado che è del tipo S più omega h, anzi scriviamolo nel modo col termine noto a 1, quindi il termine di primo grado sarà S su omega h più 1, d'accordo? Perché il polo è SP1 è uguale a meno omega h, va bene? E torna, è questo qua. L'altro invece di che tipo sarà? Ci saranno due poli complessi coniugati, quindi io so come scrivere il denominatore, no? Sarà del tipo S su omega h al quadrato più S su q omega h, che omega h è il modulo dei due poli. Vi devo ricordare quanto vale il q per questi poli. Vi ricordate, Q è uguale a 1 diviso due volte il coseno dell'angolo, il coseno dell'angolo è 60 gradi, quindi il coseno di 60 gradi fa un mezzo e quindi Q fa 1. E questa è la funzione di trasferimento. D'accordo. Ora, in generale io questo polinomio ce l'ho tabulato anche del terzo ordine, ve l'ho fatto io il conto così perché è chiaramente facile. In generale per un ordine qualsiasi questi termini per omega h uguale a 1, insomma, i termini di secondo grado e di primo grado sono già tabulati, come vi avevo fatto vedere l'altra volta a lezione, lo riesce a ricavare e quindi poi cosa si ottiene abbastanza rapidamente, perché in pratica a me di ogni termine di secondo grado mi interessa soltanto sapere quanto è il Q, che dipende dall'angolo. In questo caso è un coseno facile e ve l'ho fatto io, altrimenti bisogna vedere esattamente quanto vale l'angolo, ok?
nei polinomi tabulati il termine di grado 2 e il termine di grado 0 è sempre 1 e solo il termine di primo grado cambia perché mi dà l'inverso del q. Questo è tutto. Allora, com'è che si fa una funzione di trasferimento di questo tipo? Bisogna mettere in cascata un filtro biquadratico passa basso e un filtro passa basso del primo ordine. D'accordo? Quindi il biquadratico passa basso è per esempio la cellula Solanki che abbiamo visto insieme, e poi un filtro passa basso del primo ordine può essere una squadra RC semplicemente. Poi bisogna soltanto stare attenti ai partitori se si mettono gli stadi uno accanto all'altro. Quindi vediamo un po' come viene fatto il circuito. Alla fine sarà di questo tipo. Io qua ho l'ingresso. Prima ho il filtro passa basso di Solanki, che è questo. Quindi questa è una cella di Solanki passa basso. Poi posso mettere in cascata un filtro del primo ordine, filtro RC passa basso, per avere l'altro polo. E poi mi devo preoccupare delle impedenze. Allora, qua tra la cella Solanki passa basso e il filtro RC passa basso non mi devo preoccupare tanto delle impedenze, perché l'impedenza d'uscita della cella Solanki è praticamente zero. Si vede, no? Ho un amplificatore di tensione non invertente che ha un'impedenza d'uscita nulla, e poi vedete qui, se volete, questo pezzo qui lo potete vedere come una reazione con prelievo di tensione, che prendo la tensione di uscita e la riporto in ingresso, quindi l'impedenza uscita è proprio bassa. Questo che vuol dire che attaccata a un altro stadio, il partitore di l'attenuazione dovuta all'impedenza uscita e all'impedenza d'ingresso dello stadio successivo è praticamente diciamo 1, okay? Non c'è nessuna attenuazione. Per cui non mi devo preoccupare. Qua invece mi devo preoccupare che l'impedenza d'uscita del filtro RC passa basso invece è praticamente fatta dalla capacità in parallelo alla resistenza, perché di là vedo zero. Quindi qua mi conviene adoperare un buffer per separare le impedenze. Questo circuito non mi ricordo se l'abbiamo visto insieme. Un circuito fatto così si chiama buffer, è un inseguitore di tensione o anche inseguitore di tensione. E poi qui prendo l'uscita. Va bene, quindi il circuito è questo, l'ingresso è qua e l'uscita è questa. Ho due parole sul buffer perché non sono sicuro che l'abbiamo guardato. Guardate, i buffer vuol dire separatore. Strato buffer è uno strato di separazione. Separatore tra due stadi, perché vedete, il buffer è in pratica un amplificatore non invertente, un caso particolare di amplificatore non invertente. Se lo confrontate con quello che c'è accanto, è un caso particolare con l'R2 uguale a 0 e l'R1 infinito. Ok? Allora, l'amplificazione dell'amplificatore non invertente è 1 più R2 su R1. Se R1 è uguale a 0, R2 è uguale a 0 e R1 è infinito, l'amplificazione fa 1. Quindi il buffer dà in uscita esattamente la stessa tensione che dà in ingresso. Quindi dal punto di vista logico non cambia niente, la tensione è esattamente lo stesso. Quello che cambia è l'impedenza, perché l'impedenza di ingresso è l'impedenza di ingresso in un amplificatore con operazionale non invertente, quindi è infinita. L'impedenza d'uscita è l'impedenza di un amplificatore operazionale, di un amplificatore con operazionali non invertente, quindi praticamente nulla.
la cosa che fa aggiusta le impedenze in pratica, quindi porta in uscita la stessa tensione che c'è in ingresso, però mentre se togliessi il buffer, questo blocco farebbe vedere in uscita un'impedenza da calcolare, insomma finita, fatta per esempio in questo caso essenzialmente dal parallelo di questa capacità e di questa resistenza. Con il buffer io qua faccio vedere in uscita la stessa tensione, ma impedenza d'uscita nulla. Quindi se poi attacco un altro stadio non ho attenuazione di tensione. A questo serve. Quindi non cambia la tensione, ma mi semplifica l'accoppiamento tra gli stadi. Allora, se ricordate il calcolo che abbiamo fatto, che non voglio rifare, la funzione di trasferimento della cellula sulla NK passa basso era di questo tipo, era A diviso RC quadro S quadro più 3 meno A per RCS più 1. Quindi nel nostro caso RC deve essere uguale a 1 su omega H e 3 meno A deve essere uguale a 1 su Q, cioè deve essere 1. Quindi qui abbiamo noi A uguale a 2, che vuol dire R1 deve essere uguale a R2. Quindi noi abbiamo in questo modo ricavato già RC, il rapporto tra RC e il rapporto tra R1 e R2. Ok? In questo caso il filtro RC, questo per farlo tornare col termine biquadratico, ok, che abbiamo visto prima, dove deve essere, se lo confrontate con questo termine biquadratico, no, omega h deve essere 1 su rc e q deve essere 1, quindi quel q è 1 diviso 3 meno v. Va bene? Poi c'è il filtro rc. Il filtro rc deve avere come polo omega h, che è meno omega h, e quindi dovrà essere che queste due resistenze in pratica vengono uguali a prima, perché per avere come polo omega h che è lo stesso di prima posso mettere l'RC uguale a quelle precedentemente messe, d'accordo? Così mi viene il polo a parte reale negativa. Allora, fatto, a questo punto chiudo, per comodità mi prendo tutte le resistenze uguali. Quindi tanto R1 deve essere uguale a R2, tanto vale, lo faccio uguale a questa R. Prendo tutte le resistenze uguali, così è più semplice gestione del magazzino, diciamo. Le prendo uguale a 10 kΩ e poi omega H, C invece la determino in base a omega H. C è uguale a 1 diviso R omega H. Mi conviene prendere la R un po' grandina, così la C mi viene più piccola, no? Costa meno. Allora qui viene 10 alla meno 4 che è 1 su R, omega H fa 2 pi greco, non mi ricordo quant'era, 2 kHz, quindi viene 2000, viene un po' grandina la C, comunque viene 10.000 diviso 1000, fa 10 alla meno 7 diviso 12,56, quindi viene 1, cancelliamo tutto, 1 e meno 7 diviso 12,56, non viene tanto grande, viene 7, 8, 8 nanofarad, va bene, 8 nanofarad, pronto. Quindi quelle tre capacità sono tutte uguali, sono 5 resistenze tutte uguali e 2 operazionali. Operazionali non abbiamo detto molto, ma insomma, perché in questo caso stiamo ipotizzando che gli operazionali siano ideali. Poi se dovessimo scegliere un operazionale preciso, come andrebbe scelto? Andrebbe scelto un operazionale tale che alle frequenze di utilizzo di questo filtro effettivamente il prodotto guadagno l'amplificazione sia molto alta. Quindi per esempio deve avere un prodotto guadagno basso, siccome una volta amplifica 1, una volta amplifica 2, è sufficiente che il prodotto guadagno banda sia molto maggiore dei 2 kHz, un bel po', per esempio
sai, sapete, anche il Moa 741, che è piuttosto scarso, ha un prodotto guadagno banda di 1 MHz, quindi sicuramente è più che sufficiente per essere considerato ideale nel caso di questo filtro. Qui lo utilizziamo. Il prodotto guadagno banda 1 MHz vuol dire che il buffer ha una ampiezza di banda di 1 MHz, e qui io lo utilizzo a 2 kHz perché poi taglio, quindi va bene, sono nella zona in cui il buffer si comporta in modo piatto, no, in frequenza, e anche di là l'amplificatore amplifica 2, quindi con prodotto guadagno banda di 1 MHz la banda è 500 kHz, che è sempre molto maggiore dei 2 kHz che fanno il limite superiore di banda del filtro. E quindi diciamo questo è un tipo di progettazione abbastanza semplice. Va bene, vediamone un altro. Sì, facciamo questo, sempre un filtro. Immaginiamo di dover fare un filtro elimina banda selettivo, sempre da progettare, con la frequenza centrale della banda eliminata di 5 kHz e la banda eliminata è di 500 Hz centrata intorno a F0. Okay. Elimina banda. Filtro elimina banda selettivo. Selettivo vuol dire che la banda eliminata è molto più piccola della frequenza centrale della banda. E si chiama anche filtro notch, un filtro selettivo elimina banda, come proprio denominazione, come sì, funzione del filtro. Allora, innanzitutto, dove sono poli e zeri? Sono su un cerchio che ha raggio 2π f0. E ci sono due poli, se lo faccio biquadratico, quindi basta per questa cosa, ho due poli complessi coniugati con una parte, diciamo, chiamiamo alfa quest'angolo, con un Q, il Q lo so quant'è, perché il Q nel filtro selettivo è F0 diviso B, quindi è 10. Questo Q è uguale a 1 diviso 2 coseno di alfa, no? Quindi Q molto elevato, i due poli sono tutti e due vicini all'asse immaginario, e gli zeri invece sono esattamente sull'asse immaginario, alla stessa pulsazione, con lo stesso modulo. Questa è la caratteristica del filtro elimina banda. Quindi due zeri, due zeri a più o meno J omega 0, poi due poli che hanno modulo omega 0 e Q uguale a 10. Detto questo, si tratta di disegnare il circuito. Noi abbiamo visto solo uno di circuiti per filtri elimina banda, insomma ce ne sono tanti, abbiamo visto uno solo, il filtro a doppio T. Come è fatto? Vi ricordate? Ha due T con resistenza e capacità complementari. Ops. Così, poi qua c'è un amplificatore
non invertente fatto con operazionali, e qui c'è il ritorno. Quindi in pratica ricordate come facciamo a scrivere, ci ricordiamo che questo nodo col più è V su A e la A è 1 più R2 su R1. A questo punto, vabbè, o uno si ricorda la funzione trasferimento al volo, o se no se la ricava. Vediamo un po' di ricavarla. Andiamo al nodo 1, abbiamo V1 che moltiplica 2CS più 2 su R meno VS per C S meno VU su A per CS uguale a 0. Questa è la prima equazione al nodo 1. Al nodo 2 invece abbiamo V2, 2CS più 2R, meno VS su R, meno V su AR, meno V per 2CS, tutto uguale a 0. E poi per finire V su A a questo nodo per CS più R, CS più 1 su R meno V2 diviso R meno V1 per CS uguale a 0. Ops, no. Ok. Vi ricordate com'è che facevamo adesso? Si prendevano... dunque, cosa si faceva adesso? Si... abbiamo già fatto insieme, è facile ma è contoso, quindi voglio vedere un modo che ci permetta di ridurre un po' i conti e non è che ce la caviamo granché bene. In pratica che cosa dovrei fare? Dovrei ricavare V1 dal primo e metterlo nel terzo, ricavare V2 dal secondo e metterlo nel terzo. Allora, per comodità io faccio così, moltiplico tutto per R per A per 2 e per 1 più RCS, in modo che il conto viene più semplice. Vediamo un po', prendo il 3, moltiplico tutto per A per R, ho detto, e per 2 e per 1 più RCS, quindi che viene 2V che moltiplica 1 più RCS e moltiplico anche per 1 più RCS, quindi viene al quadrato, meno 2A moltiplica V2 per RCS più 1 meno 2A per RCS più 1 uguale a 0. Questa è la 3 riscritta. A questo punto
2v2 per RCS più 1 è questo termine qui che posso scrivere di nuovo in questo modo, moltiplico per R, no? Per scrivere più bene viene un meno VS meno A che moltiplica VS più levo la parentesi, faccio tutto insieme, meno AVS meno V meno AV per 2 RCS. Questa è la seconda equazione, quindi in pratica ho fatto questa operazione qui, al posto di questo è venuto fuori questo. Al posto dell'ultimo pezzo invece viene fuori un meno, qui c'era V. 1, no? Ecco, quindi 2 RCS più 1 per V1 lo prendo da qui, quindi mi viene un meno 2 ARCS per questa roba qui, per VS per RCS, questo, il 2 non c'è, il 2 mi è andato via, ok? Meno, allora qui mi viene un V che moltiplica RCS al quadrato uguale a 0. Quindi questo è l'altro pezzo. Questo qui va così. Speriamo di aver fatto giusto. A questo punto scrivo l'espressione V su VS uguale. Allora, vediamo un po'. Al numeratore vanno tutti i termini con VS. Vedete, c'è quindi questo termine qui, A per VS per RCS tutto al quadrato, quindi c'è un A che moltiplica RC quadro S quadro, questo termine, poi c'è un altro termine con A di qua, quindi più 1, questo è il numeratore ed è quello che volevo, perché ho un termine di primo grado, un termine di grado 0, un termine di secondo grado, mentre il termine di primo grado è nullo. Ok, quindi ho i due zeri immaginari puri. I termini con V invece, allora, termini di secondo grado ho un RCS quadro per 2, di qua meno 1 RCS quadro, quindi qua mi rimane un V che moltiplica, anzi no, V non lo devo mettere, qui mi rimane un R quadro C quadro S quadro. Poi termini di primo grado, qui ho un 2 volte per 2 RCS, quindi questo qui, il primo termine dà un 4 RCS. Questo termine qua mi dà un meno 2a per RCS e poi non c'è altro, quindi c'è un più 4 meno 2a tutto per RCS e poi ho 1 termine noto. Va bene, quindi quello che volevo in pratica ho che omega 0 è uguale a 1 su RC ed è uguale alla pulsazione sia dei poli sia degli zeri. E poi ho che il Q dei poli è uguale a 1 diviso 4 meno 2a. E quindi, siccome so che mi serve un Q uguale a 10, questo mi impone il valore di a. Ok, ora chiaramente. Il passaggio l'ho fatto un po' rapido, però l'abbiamo fatto anche già un'altra volta insieme, quindi non c'è bisogno di andare lentamente, quindi allora omega 0 è 1 su RC e voglio che sia 2 pi greco per 5 kHz, va bene?
Questa è la prima condizione. La seconda condizione è che il Q è uguale a 1 diviso 4 meno 2A e deve essere uguale a 10. Vedete, quindi questo qui mi dice che RC deve essere uguale a l'inverso di 10.000 pi greco. Vediamo di farlo. 10.000 per 3.14 uguale, inverto, 31,8 per 10 a meno 6, quindi 31,8 per 10 a meno 6, che cosa sono questi? Questi sono secondi. Invece ho 4 meno 2A uguale a un decimo, e quindi A è uguale a 4 meno un decimo diviso 2. Quindi 4 meno un decimo fa 3,9, diviso 2 fa 1,95. A, vi ricordate, è 1 più R2 su R1, e quindi questo vuol dire che R2 su R1 è uguale a 0,95. Allora io potrei fare un po' come ho fatto prima, per minimizzare il numero di componenti diversi. Prendo R e R1 uguali, li prendo 10 kilo per esempio. A questo punto R2, che è 0,95 per R1, fa 9,5 kg e C invece deve fare 31,8 per 10 alla meno 6 diviso 10 kg, 10 per 10 alla meno 3. Quindi questo fa 3,18 nanofarad. Pronti. Ok. Allora, qui l'unica considerazione che magari vale la pena di fare è che io, quando questo circuito, vedete, di nuovo, anche in questo circuito io ho fatto l'ipotesi che l'amplificatore operazionale fosse ideale, quindi l'amplificatore non invertente amplificasse a tutte le frequenze. Nella pratica cosa succederà? Succederà che questo è un filtro elimina banda. A 5 kHz la banda viene eliminata con quel taglio che vi dicevo, poi però aumentando ancora la frequenza la funzione di trasferimento diventa piatta, a un certo punto si arriva al limite superiore di banda dell'amplificatore non invertente e quindi la funzione di trasferimento comincia a calare di nuovo. Quindi il filtro elimina banda avrà una funzione di trasferimento fatta così: se questa è omega e questa è la funzione di trasferimento in modulo, sarà così, ci sarà la banda eliminata, poi questa andrà avanti e poi a un certo punto interviene l'altro polo e quindi, questa è scala lineare, no? L'altro polo e quindi la funzione di trasferimento scende. Allora, io che cosa devo fare? Devo essere sicuro che il polo dell'amplificatore non invertente sia molto più in alto delle frequenze che mi interessano. In questo caso, per esempio, se prendo un amplificatore operazionale con un prodotto guadagno banda di 1 MHz, siccome amplificazione circa 2, vuol dire che la banda dell'amplificatore non invertente è 1 MHz diviso 2, cioè 500 kHz. Quindi fino a 500 kHz questo, vabbè, fino a un po' meno di 500 kHz, questo diciamo una decade sotto per stare tranquilli, questo filtro si comporta come un filtro elimina banda, poi comincia a sentirsi anche il polo dell'operazionale, quindi comincia a scendere. Questo mi serve per fare la selezione giusta dell'amplificatore operazionale. Di nuovo, stavolta i problemi non ce n'erano, che la frequenza da eliminare è molto bassa, quindi a 5 kHz elimino, a 500 kHz c'è il polo dell'amplificatore non invertente, quindi insomma fino a 50 kHz sono tranquillo che effettivamente si comporta bene come elimina banda. Va bene.
Io quasi quasi comincio finiamo qui con gli esercizi, cominciamo un argomento nuovo.